Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Sì, mi vedete truccata in modo particolare perché ho appena finito di girare questo video che già voi avete visto ieri. Mentre stavo registrando il video, mio figlio mi ha bussato alla porta perché mi ha detto che mi era arrivato un pacco che sarebbe questo qui, proprio questo qui, ed è di un mio amico di Telegram, Stefano, che su YouTube lo trovate come Mr. X. E quindi io gli avevo offerto, gli avevo fatto provare le nostre arance perché noi siamo famosissime per le arance, sono le più buone del mondo, senza togliere niente a nessuno, e quindi lui ha voluto ricambiare questa cosa mandandomi questo pacco enorme che io aprirò adesso. E quindi ho deciso che, visto che avevo questo make-up, ho deciso di fare il video perché mi sembrava anche giusto. Non so cosa ci sia, non mi ha detto niente, mi ha soltanto mandato una foto dove si vedeva la dicitura del pacco e tutto, quindi non sapevo niente di cosa, cioè non so niente di quello che c'è all'interno e sono sinceramente molto molto curiosa. Quindi apro il pacco e vediamo cosa c'è. Mamma mia! Ovviamente sono delle specialità sarde, giusto? Allora, aspettate che mi allontano e metto il pacco qui sulle gambe per vedere cosa mi ha portato. Allora, per prima cosa mi ha mandato questo tipo di pasta, non so come si chiama. Com'è? Mollo? No, non lo dico perché ho paura di sbagliare la pronuncia e credo che sia una specialità sarda, cioè una specialità, un tipo di pasta sardo. Questo formato che poi sembra lo stesso, ve lo faccio vedere, sembra lo stesso, guardate. Uno è più sottile e uno più grosso, almeno credo, poi mi posso anche sbagliare, quindi proverò sicuramente. E poi vedo altre cose. Oddio. È bellissimo. Cioè, veramente. Mi ha fatto un sottobicchiere. Credo che sia un sottobicchiere. Oddio. Con la mia foto. Questa è la mia immagine per quanto riguarda YouTube. Ed è bellissima, veramente molto molto bella. O è un sottobicchiere o se no gli metto un laccetto e faccio tipo una collanina. Perché a me piace tantissimo, cioè a me è particolare. Ma è intagliata, Stefano, ma è intagliata. Allora, è intagliata, non è una foto, è un intaglio, cioè è ruvida questa parte, vedete? Ci vado col dito, è ruvida, ma è bellissima. Oddio. È stupenda, stupenda, sono rimasta molto molto contenta. Grazie. Poi andiamo avanti e c'è questa confezione che adesso apriamo. Sai anche impacchettare bene, Stefano, bravo, bravo. Aspettate che controllo se sta registrando. Si sta registrando, sta registrando, non ti preoccupare. Allora, che cos'è? Questo è il rosmarino, sì, questo mi piace, lo metto sempre nel pollo con le patate. È prodotto coltivato in modo naturale, bah, veramente, in Sardegna ovviamente. Bellissimo, questa è una cosa che mi piace, quando sono prodotti proprio originali del posto, a me piace tantissimo. Ed è il rosmarino. Questo a me piace, io lo metto sempre, 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 sempre. Infatti, i miei figli, quando sentono un odore particolare, capiscono che metto o l'alloro nel sugo e il rosmarino nel pollo con le patate. Assolutamente. Poi, no, che bella! Ma io ti ho mandato solo una cosa piccola.
Guardate, questa è una cosa sicuramente tradizionale, bellissimo, bellissimo veramente. È un pavone, vedete, è un pavone ed è un tipo una zuccheriera, non lo so dove mettere qualcosa, ma io la lascerò qui nella mia postazione perché essendo un regalo, diciamo personale, preferisco tenerlo qui a portata di mano. Forse metterò la Beauty Blender qua dentro. Sì, è un contenitore, così posso mettere anche la Beauty Blender. Mi piace tantissimo, veramente molto molto bello. Grazie Stefano. Andiamo avanti perché vedo altre cose. Allora, vi faccio vedere. Oddio. Questo che cos'è? È una pasta di semola di grana duro. Sempre della linea, cioè, sarda. Questa non è strana come pasta. Si vede che è ruvida, qui sicuramente il sugo attaccherà, che è una meraviglia. Poi mi dici anche come li devo fare, cioè come specialità e tutto. Ed è questa. Vedete, sono dei spaghetti ruvidi che qui quando fate un tipo di salsa particolare gli si aggrappa e trattiene tipo il sugo ed è una cosa che a me piace quando è così. Molto molto bella, sicuramente sarà buonissima. Ovviamente ti farò sapere perché andrà a finire come la torta di Laura. Io la faccio, mi giro le spalle, cioè giro le spalle e non trovo più niente. Lo sai come sono qua. Poi, oddio, questa si è un po' aperta. Vabbè. Allora, questa è. Sono delle linguini tricolori, bellissime. Non l'ho mai acquistato una pasta così, diciamo, colorata. Ed è sempre per quanto riguarda la Sardegna, quindi la devo assolutamente provare. Anzi, ti dirò, siccome mia cognata ha dei parenti in Sardegna, gli dico qualche ricetta particolare perché quando sono andati lì in Sardegna dai suoi zii, gli hanno fatto assaggiare un sacco di specialità e anche delle cose tipo un liquore abbastanza forte, che mia cognata si è sentita pure male. Ma comunque, gli dirò se c'è qualche specialità. Questa è bellissima. Allora, questa è la confezione, questa qua, e vi faccio vedere. Che sono tutte colorate, quindi tipo tricolore ed è bellissima, bellissima, bellissima. Non vedo l'ora veramente di. Anche questa è ruvida. Sì, anche questa è ruvida, quindi non vedo l'ora di provarla. Grazie Stefano. E andiamo per l'ultima cosa che ovviamente non dovevi assolutamente tutto questo paccone. L'ultima cosa che vedo che sì, che è una bottiglia, se è quello che mi ha detto mia cognata. Oddio. Ti immagini? Io lo faccio bere solo a mio marito. Io non lo bevo. Quindi, allora, questa sicuramente è una cosa artigianale tua, perché l'hai involtata proprio alla perfezione, quindi mi devi dire che cos'è. Allora, aspettate che prima che la apro, mando un messaggio a Stefano per dirgli che cos'è. Non mi riconosce il cellulare. Come non mi riconosci? Solo sembra io. Lasciamo perdere. Ovviamente andate a vedere il video del make-up, eh? Mi raccomando. Allora, vediamo se Stefano è in linea. Stefano, dimmi che cos'è questo nella bottiglia, perché sto facendo il video e quindi volevo sapere cosa fosse nel dirlo, diciamo, ovviamente su internet. E ovviamente mandami un audio perché devi salutare i miei iscritti, capito? Vediamo se risponde. Nel frattempo tolgo tutto quello che c'è qua di sopra. Però no, non mi sembra quello là che mi aveva detto mia cognata, perché quello aveva un altro colore. Oh, non lo so. Cioè, è bellissimo, è una cosa incredibile.
Allora, io la devo aprire perché devo sentire l'odore. Mamma mia. Ma è forte questo. Ah, bellissimo. Buono, buono, buono. Lo devo far assaggiare anche a mio padre. Allora, aspettiamo che Stefano mi manda il suo audio e poi vi faccio sapere. Stefano sta ridendo perché non so se si vede. Qui c'è lo smile che ride. Aspettate che ve lo faccio vedere. Qui c'è lo smile che sta ridendo. Sì, ridi, ridi. Ridi, ridi. Bravo Stefano. Adesso mi devi dire che cos'è perché ha un odore abbastanza forte. Dimmi cos'è, così lo spiego alle persone che stanno vedendo il video, ovviamente. Mi sta mandando la registrazione, quindi vediamo cosa mi dirà. Comunque non vedo l'ora di provare questo tipo di pasta, sinceramente, perché è strana, cioè è tutta colorata così, sicuramente quando la vedono i miei figli impazziscono, sicuro al 100%. Sono molto molto contenta, molto molto contenta veramente. Mi piace tutto perché è una cosa che ha scelto ovviamente lui, non doveva assolutamente mandarmi niente perché io gli ho fatto soltanto assaggiare la nostra specialità che sono le arance. Io sono molto orgogliosa perché veramente è quello che la nostra terra ci offre. Molto spesso noi prendiamo cose da fuori, Italia, fuori, fuori, fuori. Invece abbiamo delle cose molto molto buone qui, proprio nel nostro paese, quindi è giusto anche farle assaggiare ad alcune persone e sinceramente, visto che nel gruppo parlavamo sempre per le arance, tutte le ho volute fare assaggiare perché mi piaceva. Allora, mi sta mandando lo smile che ride piangendo. Con le lacrime, scusate, ride piangendo, ride con le lacrime. Ascoltiamo cosa dice Stefano. Il mirto è sicuramente il liquore più famoso in Sardegna. È un liquore che si ottiene appunto dalle bacche di mirto che vengono prese, lavate, quindi asciugate e messe sotto spirito. Quindi in dei grossi barattoli si riempiono di queste bacche, si colma tutto con un alcol al 95% e si lascia così in infusione per circa 20 giorni. Una volta passato questo tempo, si possono o passare al torchio e quindi spremerle, ottenendo un liquore che è ancora più forte, oppure semplicemente filtrando, quest'alcol e allungandolo con uno sciroppo di acqua e zucchero, le cui percentuali poi stabiliranno anche la percentuale di alcol, nel liquore. Noi in famiglia, di solito facciamo la spremitura, quindi è un liquore che risulta molto intenso come sapore, molto, tannico. Ah, si sente parecchio l'aspro nel suo sapore. Prima di consumarlo lo filtriamo con, appunto, con della carta filtro che lo rende più limpido e privo quindi di alcuni oli essenziali e del deposito che comunque si forma quando si va a spremere. Adesso invece ascoltiamo cosa dice per quanto riguarda voi che state vedendo il video. Un saluto a tutti voi da Mister X Cucina e Urbex, questa volta in diretta dal canale di Stefania. Ciao a tutti! Grazie mille Stefano, grazie veramente di tutto. Allora, mi ha chiesto di farvi vedere proprio questa, credo che sia il rosmarino, che è una ditta proprio del suo paese, credo. Quindi volevo far vedere anche l'etichetta e tutto. Ecco qua, molto molto bella, si vede per me. Io lo utilizzerò, ovviamente, ovviamente vedrete qualche foto su Instagram per quanto riguarda questi prodotti, perché non vedo l'ora di utilizzarli. Sicuramente farò un sugo particolare. Adesso parlerò con lui per vedere che specialità posso fare sia per quanto riguarda questo tipo di pasta e sia per quanto riguarda questo tipo di pasta, perché questo cioè, sono sicura che se li mangeranno proprio così, segno della croce. Ti
Ti ringrazio tantissimo per l'omaggini, sia per questo contenitore che metterò le Beauty Blender e soprattutto per questa cosa intagliata. Questo è un oggettino veramente molto molto particolare per me perché è intagliato, cioè ragazzi, è intagliato. Io ve lo voglio far vedere di nuovo, è intagliato ed è la mia faccia, la mia, è bellissimo. Io ringrazio tantissimo Stefano, veramente ti ringrazio di cuore. Sei stato molto gentile, ho apprezzato tantissimo il tuo pacco e sono molto molto contenta di far parte di questo gruppo. Io ti ringrazio, ringrazio anche tutte le persone che hanno visto questo video. Io ovviamente lo voglio pubblicare almeno domani, lo pubblico, cioè lo sto pubblicando adesso perché sono molto contenta di averlo ricevuto e quindi volevo farvi partecipe di questo momento. Io vi ringrazio, ringrazio Stefano, ti mando un grossissimo bacio e ringrazio tutti voi per aver visto il video. Ovviamente scrivetemi un commentino su cosa vi è piaciuto e se siete sardi ditemi qualche ricetta particolare. Io la metterò ovviamente su Instagram. Io vi saluto e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't miss